parto con una presentazione di quella che è l'attività del Consorzio Attività Produttive. Non so se tutti conoscete il Consorzio e di che cosa si occupa. Il Consorzio è nato nel 75 da una costola del Comune di Modena e raccoglie 13 comuni della provincia di Modena che sono consorziati. È nato con un obiettivo, con una missione, quella di produrre e incentivare lo sviluppo economico, soprattutto territoriale, nella provincia di Modena, sfruttando quella che all'epoca era la leva dell'alienazione immobiliare. Cioè, mi spiego meglio, attraverso l'acquisizione e la vendita a prezzi calmierati, quindi con la creazione di comparti PIP, cioè di comparti industriali e produttivi, metteva sul mercato e quindi dava possibilità agli investitori di acquistare aree servite, quindi urbanizzate, a prezzi calmierati rispetto a quelli che sono i prezzi del mercato. Non soltanto per quanto riguarda la vendita, ma anche attraverso un rapporto convenzionale con le attività insediate per quanto riguarda gli affitti. Tuttora questa attività è l'attività ordinaria del consorzio, e per quanto riguarda gli affitti, ad esempio, se il prezzo del mercato si aggirava prima della crisi intorno al 7%, quello che erano gli affitti che erano garantiti nelle aree PIP gestite dal consorzio erano pari a un massimo del 5%. Questa è stata una leva che è efficiente e che ha permesso la creazione di comparti industriali sia nel comune di Modena ma nelle aree dei 13 comuni consorziati. È attiva e importante fino a circa una ventina d'anni fa. Sicuramente gli ultimi 5 anni hanno visto una crisi di questo meccanismo, di questo sistema, e una forte riduzione sia della domanda che poi anche dell'assegnazione delle aree. Vi do alcuni numeri proprio per rendervi conto. Il Consorzio Attività Produttive dal 1975 ha insediato circa 370 attività al di fuori del Comune di Modena e gestisce altre 370 attività insediate nel Comune di Modena. E negli ultimi 5 anni le assegnazioni sono state 12, considerando che però nel 2011 sono state 7, soltanto per l'anno 2011, quindi dal 2009 all'anno scorso si parla di 1-2 assegnazioni all'anno, l'anno scorso nemmeno una, a fronte di 126 domande comunque. E quindi ci troviamo in una situazione di forte crisi anche di quella che era la missione del consorzio. Negli interventi precedenti, in particolare nell'intervento dell'assessore Poggi, si è parlato di come Modena, la provincia di Modena, fosse stata innovativa negli anni 60 e negli anni 70, perché riusciva a dare risposte anche con minori capacità, soprattutto minori capacità dal punto di vista tecnologico, ma riusciva a dare risposte innovative a problemi contingenti. Noi in questo momento ci troviamo ad avere strumenti che non sono più efficaci a dare quel tipo di risposte, quindi a dover cercare, non prendendo quel modello rispetto al modello statico in sé e cercare di riprodurlo, riadattarlo per riuscire a dare qualche risposta, ma a prendere le ragioni stesse dei modelli che siamo stati capaci di creare in passato per riuscire a dare risposte nuove a problemi inediti. E quindi da alcuni anni il consorzio ha cercato di modificare la sua missione o comunque di spostare il suo campo d'azione verso quella che è la riqualificazione dei comparti produttivi, in particolar modo dei comparti esistenti. Le nuove aree non è un male, non si fanno più, non si realizzano più, sono ferme, gli investimenti sono fermi, anche gli investimenti del consorzio sono fermi da questo punto di vista. Cerchiamo di concentrarci sulla creazione, o meglio ancora, la riqualificazione di aree industriali che ormai hanno una certa età e che quindi hanno bisogno di rivedere una nuova dotazione di servizi, non soltanto dal punto di vista energetico ma anche ambientali, cioè in che modo i comparti produttivi possono rispondere al meglio a una sostenibilità ambientale complessiva,
ma anche in particolar modo dal punto di vista industriale e dal punto di vista energetico, per garantire anche alle imprese insediate o che si andranno a insediare costi più sostenibili dell'energia e garantire una produzione di energia da fonti rinnovabili e un risparmio energetico per le attività produttive. Quindi anche il consorzio di Modena nel 2007 ha aderito al progetto APEA, che per la regione Emilia-Romagna appunto era coordinato dalla regione stessa. È un progetto che nasce dalla comunità europea, di fondi europei che vengono destinati per la creazione di nuove aree produttive ecologicamente attrezzate, questo è l'acronimo di APEA, o la riqualificazione di aree esistenti. Purtroppo è un progetto che non ha avuto esiti positivi in tutta Italia. La regione Emilia-Romagna è una di quelle che ha lavorato da prima su questo progetto, ma anche in regione sono pochi i progetti che hanno visto un'attivazione reale. Nella provincia di Modena siamo partiti con 3 progetti, uno a Nonantola, uno a Modena e uno a Bonporto. L'unico progetto che è in fase di progettazione, che presto verrà formalizzata e che presto verrà formalizzato, è il comparto APEA di Bonporto, di cui poi anche Lisa parlerà più nello specifico. Mi soffermo su questo comparto per farvi un po' capire anche quali sono stati gli insegnamenti che abbiamo appreso da questa esperienza, da cui penso si debba partire per non mollare, per non rassegnarsi, ma anzi per cercare di migliorare le cose che non hanno funzionato. Il progetto APEA prevede il coinvolgimento sostanzialmente di 3 attori. Un attore pubblico, che è quello che ha un'attività, un ruolo di coordinamento, riceve i finanziamenti pubblici e coordina l'attività di quello che è il secondo attore privato, con tutta la compagine pubblica coinvolta, i comuni, la regione e quant'altro. Il secondo attore, come vi dicevo, è il soggetto investitore, che ha un ruolo centrale in questa vicenda ed è il soggetto gestore dell'intervento. È colui che, nel caso della PEA di Bonporto, è l'azienda AIMAG, è colui che si fa carico di progettare l'investimento e di fare l'investimento e che sarà poi il beneficiario i fondi europei. Il terzo soggetto sono tutte le aziende interessate a questo tipo di intervento e tutti e 3 i soggetti bisogna cercare che tutti e 3 i soggetti dialoghino fino dal momento progettuale in cui addirittura si decide quale sia il comparto su cui intervenire, perché la cosa fondamentale che abbiamo visto positiva nella realizzazione di questo comparto è appunto il dialogo. Soprattutto il dialogo fra il soggetto gestore e i privati insediati, perché è necessario avere un'ampia conoscenza di quella che è l'insediamento produttivo, quali sono le necessità energetiche, ma anche rispetto alla mobilità, rispetto ai rapporti fra le aziende, rispetto alla rete del mercato, e quindi avere una conoscenza più vasta possibile per capire quali sono gli investimenti veramente necessari e quali sono gli investimenti possibili per rendere un quadro economico sostenibile. E quindi, partendo da questa esperienza, abbiamo attivato anche una collaborazione con l'Agenzia per l'Energia proprio per riuscire a capire in quale modo fosse più efficace comporre questo quadro, non soltanto per questa esperienza, ma anche per poterlo poi utilizzare come modello di analisi e di ricerca e anche progettuale per le nuove esperienze che mi auguro ci vedranno coinvolti. Quali sono stati invece quali sono gli aspetti negativi che limitano e hanno vincolato questi interventi? Innanzitutto, quando andiamo a intervenire in aree dove non c'è un interlocutore noto, un interlocutore fisso, quando andiamo a intervenire in comparti nuovi senza sapere, avere la possibilità certa di sapere chi saranno i destinatari che occuperanno le aree produttive, in questo caso già la prima difficoltà è non avere un quadro certo di chi saranno i nostri interlocutori e quindi non avere un quadro certo delle necessità a cui dovremo rispondere.
L'altro problema è ovviamente, immaginerete, legato alla crisi. Crisi economica che dà un'indeterminatezza nella durata delle aziende che saranno insediate. Quando si parla di risparmio energetico, l'investitore fa un investimento e poi programma la copertura dell'investimento attraverso un tempo di ritorno che è legato al consumo dell'energia che fornisce. Quando manca il consumatore dell'energia, prima del tempo stabilito, non abbiamo più, c'è un'indeterminatezza troppo grossa per quella che è la salvaguardia di un piano economico sostenibile. E quindi insomma la situazione che siamo trovati ad affrontare è questa, che come vi dicevo ha visto purtroppo la decadimento di quelli che erano gli interventi su Modena e su Nonantola, ma invece un buon risultato che si sta determinando per quanto riguarda l'area di Bonporto. Dicevo, non abbattiamoci, non arrendiamoci, siamo comunque convinti che la riqualificazione energetica ambientale, una riqualificazione sostenibile delle aree produttive sia l'unica strada o comunque una delle poche strade che possiamo continuare a percorrere, quindi spostare l'attività del consorzio da quella che era la sua attività ordinaria, che comunque rimarrà, a un'attività però di servizio alle imprese in questo senso, perché pensiamo che l'aiuto alle imprese non possa essere più soltanto mettere a disposizione aree a prezzi contenuti, questo rimane, è lo scopo per cui siamo nati, per cui è lo scopo per cui rimarremo, ma che debba essere un'evoluzione in questo caso, e quindi garantire alle imprese insediate e alle imprese che vogliono insediarsi nel territorio di Modena la possibilità di avere un insediamento che sia sostenibile, che sia efficace, che sia soprattutto innovativo. Come diceva giustamente Poggi, non parliamo tanto di innovazione, ma parliamo di rinnovazione, cioè in che modo riuscire a dare nuove risposte ai problemi che dovremo affrontare. Lascio la parola a Lisa perché entrerà più nel dettaglio del progetto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. E passo velocemente a illustrarvi quelli che sono obiettivi e contenuti del progetto europeo che in quanto AES ci vede come partner. Si tratta anche in questo caso di un progetto finanziato nell'ambito del programma MED, destinato e indirizzato alle regioni che si affacciano appunto sul Mediterraneo. È un progetto che è stato avviato alcuni mesi fa e quindi siamo alla fase iniziale, alle prime attività anche sul territorio relativi al progetto. L'obiettivo principale è quello in sostanza di creare un modello intelligente di gestione dell'energia per i parchi scientifici tecnologici o a livello italiano declinato sulle aree produttive che hanno caratteristiche e dotazioni infrastrutturali molto simili a quelli dei parchi scientifici tecnologici molto diffusi all'estero. Nella costruzione del modello, i tre principi guida che sono stati seguiti riguardano un miglioramento dell'efficienza energetica delle aree produttive, un potenziamento della generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, e una maggiore e migliore integrazione con le reti esistenti. E qui c'è un richiamo anche alle ormai famose cosiddette smart grid. In funzione della costruzione di questo modello, il partenariato ha elaborato un approccio metodologico che è basato su una serie di semplificazioni e assunzioni che consentiranno di giungere alla creazione di questo modello di area produttiva attraverso l'utilizzo di un numero limitato di dati e che consentiranno anche di aiutare a individuare una serie di parametri che ci consentiranno anche di elaborare e descrivere possibili scenari per il futuro. Ovviamente nel fare questo ci serviamo e ci serviremo in particolare di un software per approdare poi a risultati e prodotti che siano il più rigoroso possibile. In quest'ottica diciamo che gli obiettivi specifici del progetto sono innanzitutto quello di pervenire a una conoscenza approfondita circa la domanda e i consumi di energia in un'area produttiva, considerando tutte diciamo così, le dotazioni di cui l'area produttiva dispone, quindi a partire dalle infrastrutture ma anche le reti di distribuzione di energia e non trascurando anche gli aspetti di mobilità sia di merci che di persone.
Un altro obiettivo importante riguarda quello di, attraverso anche il progetto, consentire anche una migliore stabilità circa la fornitura energetica nelle aree industriali e pervenire anche a una formulazione di indicazioni e raccomandazioni precise che favoriscano una maggiore integrazione tra reti attualmente esistenti e potenzialmente future. Ultimissimo obiettivo specifico, ma non ultimo in ordine di importanza, è quello che riguarda la creazione di una vera e propria rete di soggetti chiave, in questo caso quindi di aree produttive, nelle regioni del Mediterraneo, che siano impegnati a favore della costruzione di modelli di produzione, consumo e gestione dell'energia più intelligenti. Il nucleo di questa rete di soggetti chiave è ovviamente costituito dal partenariato, in cui figurano soggetti che sono da anni impegnati in percorsi e politiche di efficientamento energetico, come ad esempio Agenzia per l'Energia, ma anche soggetti a cui il progetto è principalmente indirizzato, come appunto parchi scientifici tecnologici e aree produttive. Oltre al nostro paese, che rappresentiamo insieme alla provincia di Massa Carrara, che ha candidato quale area pilota un comparto produttivo del distretto della lavorazione del marmo, figurano appunto nella rete del partenariato soggetti provenienti da Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia e Croazia. Qua i risultati che concretamente il progetto ambisce a produrre riguardano in primis una modellizzazione dei consumi interni alle aree produttive, quindi inerenti gli edifici, inerenti i processi produttivi, inerenti le infrastrutture e le reti, a partire dalle 5 aree pilota che saranno coinvolte in questa fase di analisi e di modellizzazione, e in parallelo e più concretamente il progetto ambisce a fornire una serie di strumenti guida da mettere a disposizione appunto alle aree produttive, ai soggetti gestori e alle aziende insediate nelle aree produttive, circa appunto le tecnologie innovative da un lato, ma sicuramente già disponibili dall'altro, che consentano di potenziare appunto da un lato la generazione distribuita, quindi la produzione in loco di energia e possibilmente da fonti rinnovabili, e una serie appunto di raccomandazioni, indicazioni, cataloghi rispetto anche a appunto l'indicazione delle tecnologie, delle modalità, delle soluzioni più intelligenti che muovano verso una maggiore sostenibilità dei trasporti, della produzione di energia, della distribuzione di energia e di un uso in definitiva più intelligente dell'energia all'interno delle aree produttive. In definitiva, il risultato più importante a cui il progetto ambisce è quello di aiutare nelle aree produttive a formulare in sostanza una ridotta domanda di energia, e quindi una diminuzione dei consumi energetici, non in relazione ovviamente ad una crisi economica che stiamo vivendo ovviamente anche sui nostri territori, ma in relazione ad utilizzi più intelligenti, più razionali, più efficaci ed efficienti di energia. Risultati che porteranno evidenti benefici economici alle aziende insediate, ma evidenti anche benefici ambientali per una ridotta emissione di gas serra che la riduzione dei consumi energetici comporta. I soggetti che beneficeranno dei risultati del progetto sono, in parte li citava già prima la Presidente del CAP, tutti gli attori che ruotano attorno alle aree produttive, quindi soggetti gestori, fornitori di energia sia elettrica che termica e aziende insediate ovviamente nelle aree produttive stesse. Abbiamo fatto e facciamo molta leva anche con questo progetto europeo, in particolare nei confronti delle aziende, sull'importanza di ridurre i propri consumi e di migliorare la propria performance energetica, non solo per ragioni legate ovviamente a benefici ambientali, ma perché è del tutto evidente che la quantità di energia che viene utilizzata nei processi produttivi da parte delle aziende ha ricadute dirette sul costo dei prodotti stessi e quindi ha ricadute dirette sulla competitività sui mercati interni ed esterni
e si inserisce quindi a tutti gli effetti più che in una politica ambientale, in una politica, in una strategia di tipo aziendale volta a un miglioramento delle aziende sul mercato, il miglioramento della posizione delle aziende sul mercato, perché in definitiva migliorare, ridurre i consumi energetici, ottimizzarli, razionalizzarli significa questo, significa migliorare la propria competitività sul mercato. In parte appunto Caterina anticipava nella sua introduzione il perché di questa collaborazione con noi su questo progetto europeo. Diciamo che sin dall'inizio, sin dalla fase iniziale di preparazione di questo progetto, abbiamo intravisto nel CAP l'attore chiave, il soggetto con cui rapportarci nell'immediato, e per una serie di ragioni che in parte citava ma che in parte voglio aggiungere. Innanzitutto, considerata la loro storia, in particolare sul nostro territorio, il Consorzio Attività Produttive rappresenta senz'altro il migliore conoscitore, il più approfondito conoscitore delle realtà produttive di Modena. E in seconda battuta, lo accennava anche Caterina, il CAP figura a tutti gli effetti tra i soggetti istituzionali preposti all'attuazione dei comparti produttivi, e in quest'ottica c'è sempre una maggiore e crescente attenzione anche nei confronti dei temi della sostenibilità. Questo rappresenta per noi diciamo il motivo per e quindi rappresenta il CAP l'attore ideale con cui confrontarsi su progetti, politiche e strumenti che muovano in questa direzione di una maggiore sostenibilità, e nel caso specifico del progetto muovano nella direzione di una riqualificazione energetica dei comparti produttivi. E sin dall'inizio peraltro abbiamo intravisto il CAP quale principale anche beneficiario del progetto, in particolare grazie al risultato, in particolare il modello che scaturirà dal progetto europeo. L'aspettativa è alta, nel senso che al di là di testarlo sull'area che abbiamo selezionato, l'idea è quello poi di rendere questo strumento fruibile ed estendibile nell'immediato futuro anche a tutte le aree del CAP, su cui il CAP effettivamente riveste un ruolo importante. Quindi assieme al CAP abbiamo avviato nell'ambito del progetto europeo un importante confronto e percorso che è iniziato innanzitutto ha preso avvio dalla selezione dell'area da candidare a pilota nell'ambito del nostro progetto europeo. E come accennava anche Caterina, nella valutazione non potevamo che prescindere da quelle che erano le aree candidate anche sul territorio di Modena e provincia a divenire APEA, ossia aree produttive ecologicamente attrezzate. E anche nel nostro territorio quindi erano presenti diverse di questi comparti. Il comparto che in definitiva è stato selezionato è quello produttivo di Buonporto, che a suo tempo appunto nell'ambito del bando regionale di cui si accennava prima, POR-FESR, la cui candidatura era stata ammessa in particolare in virtù di un interessante progetto di teleriscaldamento a servizio delle aziende dell'area. Qualche numero su questo comparto produttivo: sono insediate in quest'area circa una cinquantina di aziende, in cui sono ben rappresentati settori che vanno dal commercio all'ingrosso, alla lavorazione della carta, alla metalmeccanica, all'alimentare e anche alla produzione di componentistica legata in particolare a mezzi di trasporto. Le attività su cui stiamo concretamente ad oggi coinvolgendo il comparto fanno riferimento e riflettono, diciamo così, le quattro macro aree che a livello di partenariato abbiamo individuato chiave, cruciali, per quanto riguarda lo studio dei flussi di energia all'interno dell'area produttiva. E quindi stiamo effettuando attività di analisi sugli edifici delle aziende che attività di analisi sugli edifici che ospitano le aziende dell'area, i relativi processi produttivi. Stiamo facendo un'indagine con una serie di interviste a campione sulle modalità di spostamento all'interno dell'area e spostamento casa-lavoro delle persone in particolare, ma anche mobilità che riguarda le merci all'interno dell'area. E da ultimo, anche in collaborazione con
diversi soggetti istituzionali un'analisi sulle infrastrutture in dotazione presso l'area e sui loro relativi consumi energetici. Nell'ottica appunto di caratterizzare da un punto di vista energetico, in particolare edifici e processi produttivi, stiamo ultimando una serie di diagnosi energetiche sugli edifici, su un campione di edifici di stabili che ospitano quindi aziende del comparto, e in parallelo insieme a Comune di Buonporto e fornitori dell'area di energia sia termica che elettrica stiamo effettuando un'analisi delle infrastrutture, delle reti presenti e dei dati di consumo quantomeno aggregati riguardanti l'area. Non da ultimo, entro la fine del mese, quindi entro la fine della prossima settimana, concluderemo questa indagine sulle prassi di mobilità riguardanti un campione di circa 100 lavoratori del comparto. E diciamo che tutte queste analisi e valutazioni serviranno ovviamente per validare il modello di gestione dell'energia, che dovrebbe essere il principale risultato del progetto, ma nel concreto sul nostro territorio, in particolare con riferimento all'area di Buonporto, questo ci consentirà per quell'area di costruire, di formulare un vero e proprio piano di azione contenente una serie di raccomandazioni, indicazioni precise su come migliorare la prestazione energetica del comparto nel suo insieme. E come dicevo prima, l'obiettivo comunque non è quello di limitare l'applicazione di questo modello all'area pilota che abbiamo coinvolto, ma per il medio futuro di applicare questo modello, che sarà validato anche su tante altre aree produttive del nostro territorio. Sono davvero in chiusura, volevo solo aggiungere questo. Avrete intuito che siamo assolutamente che il progetto è assolutamente nel suo iter iniziale e prevediamo che i principali risultati del progetto, tra cui il modello, il software e questi cataloghi, queste indicazioni, nonché il piano di azione per l'area di Buonporto, saranno a disposizione entro l'autunno dell'anno prossimo. E quindi prima di chiudere volevo così lanciare sin da ora un invito a ritrovarci magari quest'altro anno, perché noi in questa stessa sede, nell'ambito di questo stesso evento, per condividere, oltre a quelli che sono stati oggi obiettivi e contenuti del progetto, anche i risultati e i prodotti che appunto saremo in grado per quell'epoca di condividere con voi.